amici, benvenuti in questa nuova puntata di Nightcast! E questa volta non ci sono le birre! Peccato! Meno male, le benissimo! Io. Questo è Speedix! Chiamiamolo Speedix! By Fahrenheit, una nuova mappa di Fahrenheit. Grazie, grazie di nuovo per averci avvertito di aver fatto un nuovo minigame e andiamo solo a dare un'occhiata. Recommended settings, il FOV sempre a 90, sei fissato questo FOV tu. Va bene. Angoli ah, gira! No, il cartello si è mosso, si l'avete mosso. Visto? No, c'è un pelo nel cartello, è via. Dove è andato? Eccolo. Va bene, d'accordo, proviamo subito questo gioco, non ho idea bene di che cosa sia, ma... Start! Via, ok. Oh. Stai cadendo? C'è anche... Una birce! Time, perché? Birce. Perché per me ci sono... Ah, sei G... Ah, sei... Ma sei perché tu, la birce? Ma tu dai! Birce. Ma dai, ma che ca... Ma ti ho detto che non c'era la birce, che cattiveria! Perché? Ma hai ragione, non è una birce, è una mini birce. Ho capito, ma sì, perché è un raggio impicciolente, la sto sempre distruggendo. Doppio, piano piano, morirà una volta per tutte. Ora, non è che devi perdere apposta per distruggere la birce. Non mi, ecco, se perdo l'ho fatto per distruggere la birce. Quindi io, muovendo la visuale, ruotando su me stesso, riesco a... Restare ipnotizzato. Sto suono è anche vagamente ipnotico, effettivamente. Che no, che sta cattiveria! Cosa? Che era cos'era quella cattiveria? Che è sta storia? È una cesoia gigante per no, me. No. Oh. No, già il fatto che io sto usando una birce non mi fa tanto piacere. Ma tu sei sceso Game da quella over. Cosa? Sì, qualcosa del genere. 210 come primo punteggio, è buono. Bravissimo. È buono. Spero. Miam. Sono diventate invece anche qui. Perché? Perché prima andavano benissimo. Cos'erano prima? Mini TNT, che cos'erano? Sì, erano mini TNT adesso. Perché? Sono più carine ora. Cos'è? Ti piacciono tanto ste bici? Dalle fuoco. Dimostra così il tuo affetto. Che bello il semaforo, quello è veramente carissimo. Come hai fatto a fare il semaforo è bellissimo. Il bianco e il nero, amore, è sempre di moda. Va bene. È un evergreen, le birce sono evergreen. No, sono bruciano bene. E se qualcuno se l'è chiesto, a me non c'entra niente la mia preferenza su delle squadre di calcio. A me non piace la birce Minecraft. Neanche tu piaci molto a lei però. 41! Ultimo tentativo! Vai! Non ci fai meglio! Ho tolto il cursore perché se no mi dà fastidio. Non vedo il punteggio. Però credo che sia meglio perché mi dà un po' fastidio. Mi copre un po' la visuale. Poi è una mia opinione. Quando c'è una cosa dove devo vedere il centro, tolgo sempre il cursore centrale. È più comodo che tu sia un mini blocco, passi da tutti i buchetti. Che carino, che tenerezza. Comunque complimenti, di nuovo un minigame davvero fluido, ben fatto. Quindi complimenti, sei davvero bravo con ste redstone e command block. Ok, stai fermo. Questi cose li sta prendendo da lì fuori, nei blocchi di vetro ci sono dei pezzi. Ci deve essere quelli. Qualcosa di random che gestisce tutto. Tipo Tetris. Ma finché così è simpatico, poi arrivano quelle porte che io sinceramente non capisco l'utilità. Chiudetici dentro. Sì, ci chiudo la... No, questo anche era cattivo. Ah, no, qua dov'è? Attento. Ok, no, di qui. No. Mamma... sembra facile, ma non lo è. Serve a darti l'allegria. Vabbè, 234, 2, 3, 4. Nuovo record, ho anche fatto esplodere il mondo. A questo punto direi di fare una prova anche tu. No. Che ne dici? No. E vai. Ora tocca a Kira. Ta-da! Vai! Non è che sono molto preparata. Tu lo vuoi il cursore, no? Non lo so, toglimelo. Te lo tolgo? Via! L'ho perso. Sì! 3 punti! Mi accontenterei di arrivare a 7. Almeno un punteggio farina. Avevo il cursore. Almeno un punteggio. Ma perché la birce? Perché la birce? Tutte le cosine. Le bircine. Allora è giù. Ma possibile? 10. Hai anche citato fa un po' di sì, perché sicuro. Sono le birce anche lì diventate? Perché non le pecore rosa, infatti. E poi dall'alto minigame da giro
ci hai detto che tu hai messo dei command block che hanno fatto lo scherzetto e poi si sono autodistrutti. Davvero? Questo è spietata come idea. È simpatica come idea. Ma non ti devi girare a caso, sei storta, mettiti dritta, ecco. Se non ci sono blocchi, vai dritta, vai. Si sta andando dritta, vai. Se questo è ripreso da un gioco esistente... Bravissima! L'ho preso in pieno, vabbè, come io sono andata. 55! Ma cos'è che esplode ogni volta? Non lo so. Dai, pazienza. Vai, 3, 2, 1, semaforo, birch. Via! La birch, ecco, il prossimo minigame, esisteva un minigame, non so, dove distruggi le birch, cose... Amore, solo a te diverti. Tipo lanci degli uccelli arrabbiatissimi contro delle birch che implodono. No! No! Certo, erano tutte alternate lì, tutte alternate, scegliene un altro, non un po' a destra. Quante farine ho collezionato? Quante farine hai fatto? Hai fatto 33, ho fatto 7, no. Tra l'altro, se hai visto il nostro minigame di Minecraft, esiste una funzionalità che permette di fare like score, che potrebbe essere simpatico, perché sennò uno magari si perde il punteggio. Potresti implementarlo. Io mi perdo e basta, altro che il punteggio. No! Ma tu ci giri a caso, girati pianino. Che bravo. Perché il tuo mouse è troppo lento per me. Troppo lento, vedo come lo usi lento. Stavolta ci godremo fino alla fine il semaforo verde e poi passare, brava. Piano, pianino, se non c'è niente non girarti. Girati sì, solo quando sto girando. Cosa? Che motivo avevi di quell'ultima mo? Spostati! Dai di più! Bruciale! Di più! È inutile che se vedi che c'è, tu spostati quando c'è, non prima! Spostati! Dispi! Cosa ho detto? Dai, almeno a 100 ti voglio, almeno a 100! Muovi! No! Perché sei stato fermo? Perché l'ho mosso, 85! Perché l'ho mosso non ha funzionato! Oh. Basta, l'ultima volta e poi vado a diventare una birch anch'io. No. Vedrai la benzina che ho preso a poco. Ma cosa? Un po' di flint e steel. Naturalmente nella vita reale adoro tutti gli albi. La birch non mi piace da tempo immemore. Perché immemorabile più che altro. Perché l'hai sempre scambiata per un albero fossile. Sì, non so tu cosa abbia contro i fossili. Brutto, sì, quell'albero che rovinava le foreste. E per me è stata una cosa. Ma non rovina niente. Un tempo non esisteva. E dico, ma perché l'avete aggiunta? Ma sì che esiste, da un sacco che esiste. Vai via. Sai con un knockback, quanti colpi ai gatti che bisognerebbe lanciare? Poveri gattini! Okay. Ma tu girati dritta! Lo sento, dritta 105! Te l'ho fatta! Mondiale! Va bene, questo era Speedix, la nuova mappa minigame di Fahrenheit. Grazie ancora, complimenti, continua così e basta per con questa, concludiamo gli scherzi. Io direi di continuare gli scherzi perché sono molto divertenti. Complimenti, davvero fatto benissimo, fluido e davvero bello. Speriamo vi sia piaciuto, se volete vi lasciamo il trailer e il link in descrizione anche per sapere un po' di retroscena su questo minigame. E alla prossima con gli Eternal Love. E non perdetevi il video di domani perché è qualcosa di simpaticissimo. Ciao!